Sì, sono molto soddisfatto dell'avvio del progetto dei varchi per il controllo del territorio. Questo è solo il primo punto di un più ampio piano per la sicurezza che abbiamo abbozzato con il nuovo mandato e che vorremmo attivare appunto in questi anni del secondo mandato. Quindi il discorso dei varchi e della sicurezza è il primo punto che ci permette di fare un controllo del territorio andando a monitorare le auto di passaggio sul territorio delle città di Thiene. Secondo aspetto di questo nuovo piano della sicurezza è la revisione e la riorganizzazione della vigilanza di quartiere. Abbiamo recentemente istituito un nuovo nucleo che si chiama appunto Nucleo per la tutela dell'ordine e del decoro urbano. Abbiamo assunto 3 nuovi agenti grazie allo stanziamento di bilancio che abbiamo previsto per il 2018 e per gli anni futuri, che quindi opereranno, quindi una nuova squadra di agenti sul territorio per presidiare la vita nei quartieri. A questo si aggiunge degli ulteriori investimenti per ampliare la rete della videosorveglianza. Ricordiamo la recente possibilità di portare la sorveglianza nelle frazioni di Rozzante e del Santo. Quarto punto, dei nuovi investimenti monetari e finanziari per potenziare l'attività del Consorzio di Polizia Locale.